Buongiorno, buongiorno, benvenuti in un nuovo vlog che sta iniziando tipo alle 7:30 di sera, quindi sarà un vlog così sui generis. Non avevo intenzione di girare, ma poi ho tirato fuori la mia bambina, la Singer, perché era da un sacco di tempo che ho detto a Silvia: devi mettere a posto un po' di cosina, insomma, che devi aggiustare. E mi è venuto proprio lo schibizzo di customizzare vari giubbini di jeans per la prossima primavera. Però, siccome se non mi metto a farlo per tempo, quando arriva la primavera, poi dico: ah, è tardi ormai, li userò l'anno prossimo, come ho fatto l'anno scorso. Quindi, non so se vi ricordate la famosa mega felpa di Puffetta che avevo comprato per tipo boh, 1,90 2 euro, questi acquisti che faccio io al mercato con Puffetta. La devo ritagliare perché la devo mettere su questo giubbotto di jeans nero che avevo preso da Shein, che è un po' taglio oversize, che praticamente ha il sotto con il cappuccio di felpa. Poi ve la farò vedere indossata, e che ha praticamente tutto il dietro libero. Quindi io qua sul dietro metterò appunto Puffetta, ritaglierò la felpa e farò Puffetta. Oggi però ho trovato una nuova chicca, ossia questa felpa qua che ho pagato 3 euro, questa felpa qua con Topolino, ed ero indecisa se metterci Topolino o se cercare diciamo un nuovo giubbino su cui mettere Topolino. Forse vorrei trovare un bomber nero su cui mettere Topolino, quindi mi sa che andrò alla ricerca del bomber nero per Topolino, e questo lo farò con Puffetta. Ho anche un altro giubbino che avevo preso sempre all'usato, credo per 1,90 euro, un giubbino di jeans super semplice che appunto intendo customizzare, non so con cosa. Io frugo nei mucchi di felpe particolari, quando trovo qualcosa che mi ispira lo compro, pensando appunto, oppure quando trovo dei bomberini, dei giubbottini, o l'uno o l'altro, insomma, per customizzarli. Potrei fare anche un commercio dei miei giubbottini customizzati, che ne so, magari un'idea. Comunque adesso mi metto a ritagliare Puffetta e poi vi faccio vedere il lavoro finito. Quindi sigla, così iniziamo il vlog. Voilà! Ho messo gli spilli in modo da fermare Puffetta sulla schiena della giacca. Ma che bella, viene bellissima! E adesso la cucio. Che non è stupendo, vedete, ha praticamente il suo gilet che si mette sotto, che sembra una felpa, e così nella giacca, che effettivamente vedete il gilet va sotto, che mettevo poco. Adesso gli staccherò questo che non mi piace, e sono indecisa se mettere i cuoricini. Forse metterò anche i cuoricini. Ve li faccio vedere, vedete, la stampa aveva anche i cuoricini, cioè Puffetta guardava questi tre cuoricini in pratica qua. Qua aveva tre cuoricini. Mi sa che
Ok, ho attaccato anche i cuori e adesso ragazze devo fare lavori molto più noiosi come orli e robe varie, quindi credo che noi ci vedremo direttamente domani, che sono tipo le 8:30. Fra un po' mi preparo anche qualcosa da mangiare, la cena, però insomma finisco un po' di lavori. Intanto sono molto orgogliosa di questo, lo trovo bellissimo. E il tutto mi è costato niente, perché vabbè, il giubbotto me l'aveva mandato Shein, però se ne trovano nei banchetti, cioè oggi ce n'erano anche a 99 centesimi. La felpa credo di averla pagata massimo 3 euro, ma non me lo ricordo perché è passato un po' di tempo. Comunque non più di 3, 2-3 euro sicuro, non di più, anche forse 1,99 o 99 potrebbe essere, non lo so. Ci vediamo domani. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, oggi è giovedì, sì, oggi è giovedì e ho avuto un giorno, ragazze, ieri che appunto come avete visto ho ripreso solo i lavori di cucito, ho avuto un giorno proprio di down, di quelli che capitano, no? Un po' così, in cui ho anche lavorato poco, non trovavo la motivazione per fare nulla. Sapete che si dice che c'è tipo un giorno che è già passato, però, che è tipo il giorno più triste dell'anno, è tipo un lunedì. Per me, tipo, era ieri, non so. Quindi, però, ieri mi sono detta a Silvia: ok, oggi è andata così, no allenamento, no tanto lavoro, non hai fatto un cacchio di nulla. Se non che di sera mi sono sentita un po' in colpa e mi sono messa appunto almeno a fare i lavori di cucito che rimandavo da tempo, giusto per non stare come una meba lì a non fare niente, praticamente sfogliavo TikTok, ero un po' giù di morale. E vabbè, comunque niente, ho detto oggi ti devi dare una dritta, proprio una raddrizzata. Quindi mi sono svegliata presto, ho già fatto un bel po' di cose, ho fatto anche una bella skincare, guardate come è venuto luminoso il viso, ho fatto un po' uno scrub che avevo un pochino di pellicina. Sì, io faccio lo scrub anche quando faccio il retinoico, leggero, delicato, dolce, in modo da togliere semplicemente le pellicine che stanno lì a metà strada, la pelle che sento che ha bisogno di essere aiutata a rinnovarsi, e poi però delicato sempre, quindi nulla di aggressivo. Ovviamente io faccio retinoico da tanto tanto tempo e quindi lo sopporto, non penso che avrei mai potuto fare lo scrub nel primo ciclo in cui avevo fatto il retinoico, che ero super irritata, mi faceva malissimo, quindi no. Diciamo che secondo me la strada giusta per fare questo trattamento è ascoltare tantissimo la pelle e sentire come va. Qualcuno di voi mi ha chiesto: Silvia, ma quando ti fa tanto male interrompi? Sì, si può rallentare, io rallento. Quindi magari se una sera sento veramente la pelle tanto irritata, quella sera non la applico, magari neanche quella dopo. È importante però non sospendere del tutto, perché sennò poi dopo siete punti a capo, quindi rallentare, magari 2 sere non la mettete, poi la rimettete, rallentate un po' le applicazioni, anche se siete già arrivati al punto in cui magari la state mettendo tutte le sere. Potete sempre fare un passetto indietro, rarefare, si dice così, l'applicazione del retinoico la sera, quindi. Comunque, io vedo proprio già dei grandissimi risultati cioè rispetto a qualche mese fa, insomma, qui ormai più di un mese che ho iniziato ad utilizzarlo. Quest'anno ho iniziato tardissimo, ero pigra di andare a fare la ricetta, a comprarla, boh, non c'avevo la voglia quest'anno, non so perché, però io vedo sempre subito la differenza. Guardate qua com'è luminosa, sembra che io abbia applicato l'illuminante. Ho anche un sacco di burro di cacao perché avevo le labbra un po' distrutte. Mi raccomando, mai 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 applicare il retinoico vicino, cioè non applicatelo a caso, cioè state proprio attente quando spalmate a evitare il contorno labbra, molto importante, se no vi si spaccano, la mucosa labiale non regge la vitamina A in forma acida, che è appunto l'acido retinoico, e mi raccomando non va assolutamente applicato, e nemmeno la palpebra, questa qua, tutta la parte della mobile e della fissa. Io lo applico solo nel contorno occhi e qua, mi raccomando, perché sennò rischiate che vi si gonfi. Ho visto delle persone che l'avevano applicata anche sulla palpebra e proprio si sono gonfiate tantissimo, gli è venuta una brutta brutta dermatite. Assolutamente non vanno fatte sciocchezze, è sempre comunque un farmaco, quindi va usato nel modo giusto.
Bene, detto questo, adesso io mi metterò a smaltire tutte le mail che devo fare di lavoro, una cosa che non ho ancora fatto, a rispondere ai commenti di ieri, poi vi faccio vedere finalmente l'ordine che è arrivato di YesStyle che aspettavo tanto. Avevo ordinato un blazer nero, il cappotto nero, come lo volevo io, è arrivato, ve lo faccio vedere, un maglione che è proprio al di là di tutte le aspettative, è bellissimo, bellissimo davvero. E quindi ve lo faccio vedere, quindi vi parlo spesso di YesStyle e anche con l'abbigliamento devo dire che mi dà grandi soddisfazioni. C'è un grande range di prezzo, quindi se prendete le cose che costano veramente super poco, ovviamente la qualità, prezzo è quella che è. Però se acquistate delle cose che hanno un prezzo medio, che può essere magari il prezzo anche che andreste a spendere in un Zara, in un Bershka, eccetera, vi arrivano cose di veramente ottima fattura, al pari di questi negozi, né più né meno. Quindi dopo vi faccio vedere, il maglione è stratosferico, cioè proprio da Zara Woman, linea proprio quella migliore di Zara, secondo me. Dopo ve lo faccio vedere, adesso mi metto appunto al computer a lavorare, ci vediamo dopo. Time of cooking, diciamolo in italiano, tempo di cucinare. Ho questa carne trita di tacchino, ci ho aggiunto fiocchi di patate. Così. Pane ammollato, pane duro ammollato nel latte, uovo, sale, basta. E adesso faccio tipo un polpettone e lo voglio cucinare in padella con un trito di sedano, cipolla e carota. Prezzemolo me lo sono inventato. Proviamo. In realtà ci ho messo anche nel soffritto un rametto di rosmarino e un po' d'aglio. Faccio rosolare bene, adesso formo un polpettone, poi lo passo, mi sa, nel pan grattato, o nella farina, forse nella farina, e poi lo metto in padella, cioè in pentola. Faccio il broccolo semplicemente stufato, che mi piace da impazzire, anche perché stava diventando giallino, perché me lo stavo un po' dimenticando. Insomma, e ancora cioè, si può salvare il salvabile. Con un po' di vino, penso che sia ristretto tutto il vino, diciamo, si sta quasi per asciugare, quindi inizierebbe a bruciarsi. Ci metto un po' di brodo, ho messo acqua calda e mezzo dado e lo vado a ricoprire e a far cuocere così finché non si restringe il brodo e poi dovrebbe essere pronto. Insomma, quando viene un bel sughettino ristretto, di regola dovrebbe essere pronto. Quindi tiro sulla fiamma. Avrei voluto fare la pasta con i broccoli nei prossimi giorni, però ovviamente diciamo che oggi non sapevo come contornare il mio polpettone, quindi la farò la prossima volta. Servito. Allora, ho appena finito di girare un video, ragazze, ho indossato il maglioncino
che mi è arrivato da Yastyle. Allora, è super over, mi avevo detto che ve l'avrei fatto vedere ed eccolo qua. Qua sì, è pieno, oddio, stavo schiacciando i miei occhiali. Qua è pieno di prodotti proprio perché vi ho appena girato un video che peraltro dovreste aver già visto. Si tratta del video dei top prodotti skin care, hair care, body care sotto i 15 euro. E ve lo lascio qua così se non avete. Ok, avevo la scheda di memoria piena. Aspettate. Allora, ecco qua. Vi stavo facendo vedere il maglione. Come vedete? È super gigante, ma è veramente veramente bello, bello bello bello, ma poi è caldo, è grosso ragazze, cioè super grosso, e l'ho preso in questo colore con le macchie così di leopardo ed è di quella lana un pochino pelosina, avete presente? Cioè io lo trovo troppo bello, super comfort, ovviamente vi lascio il link. Ma cosa ho ordinato? Ho ordinato anche il cappotto, il famoso cappotto che stavo cercando in ogni lago, in ogni luogo, in ogni lago. L'ho visto su Yastyle, ho detto, senti, avevo anche dei punti da sfruttare, perché io appunto collaboro anche con loro, quindi vengo anche retribuita, diciamo, con dei punti che poi posso spendere. Adesso ve lo faccio vedere. E anche un blazer nero, che era una cosa che volevo prendere, poi vabbè ne ho trovato anche un altro. Allora, il cappotto è di questo brand che si chiama Modo. Ora non so se mi starà con questo maglione perché è super gigante, però lo provo lo stesso. Allora, è molto carino ragazze, infatti come sospettavo, vabbè, il maglione è proprio di quelli giganti, ovviamente mi regala tipo 3 taglie in più, però vabbè, a prescindere, il cappotto è perfetto per la mia taglia, quindi è assolutamente perfetto, è doppio petto. Non è molto pesante e non è foderato dentro, vedete, è così. Però devo dire che il panno è veramente super morbido, è lungo come lo volevo io, circa una decina di centimetri al di sotto del ginocchio, forse anche di più. Ha la spalla scesa, quindi senza la cucitura qua nella spalla, alla manica raglan, insomma. La cintura come volevo io, l'unica cosa che avrei preferito il collo a scialle e non con il revers, però vabbè, me la sono fatta andare perché tutte le pretese che io avevo non le ritrovavo mai in un unico cappotto, però ecco, lo volevo assolutamente con la cintura, che poi ho visto delle ragazze che fanno questa cosa, poi lo passano così, fanno questo, poi prendono, fanno così e fanno il nodo in questo modo perché dicono che rimane più bello. Ci ho provato anch'io, in effetti non è male, vedete, rimane così, però beh, questi sono i dettagli. E questo è il cappotto, è veramente veramente carino ed è lungo, vedete, ok, mi piace proprio tanto, era proprio il cappotto che desideravo. Il panno è morbidissimo, non è lana ragazze, perché non è lana, adesso con le mie ricerche vintage mi sto viziando con i tessuti fighi, però è veramente veramente molto bello a livello di tattile, nel senso che è molto molto morbido al tatto, ecco. Senza dubbio non è magari un cappotto per i giorni stra super mega freddi, perché non è grossissimo, però non è neanche mega leggero, In una giornata mediamente fredda si può utilizzare. Mi piace molto anche la tasca, così, vedete, è un bellissimo cappotto. Ho visto anche che ci sono dei modi per non perdere la cintura, che sono quelle di ripassarla qua dentro tipo così, se volete lasciare la cintura così lungo, vedete, perché magari rischiate sennò di perderla. Io una volta quando ero ragazzina l'ho persa e basta, niente, quindi questo è il cappotto. Adesso vi faccio vedere il blazer. Il blazer era un'altra cosa che cercavo, poi vi devo dire la verità, me ne farò vedere anche altri perché ne ho trovato nei miei acquisti. Ve lo faccio vedere così sulle spalle perché insomma ovviamente va messo con un sottogiacca o con un maglione più, già capite che questo non ci può stare, però questo è il blazer,
che ho preso cade molto bene, è molto carino, mi sento molto modella. È molto carino, peraltro lo devo stirare perché qua, vedete, è un po' stropicciato, però ragazze, cade bene, non posso dire niente, poi questo è costato veramente poco, mi pare che costasse una ventina di euro, quindi tipo il prezzo che adesso hanno i blazer scontati da Bershka, eccetera, ed è un bel tessuto. Non è un tessuto pregiato, non è niente di che, è un tessuto leggero, assolutamente leggero, quindi non è un tessuto che sembra panno di lana, assolutamente no, ma è carino, secondo me per la primavera con una t-shirt sotto, super carino, oppure adesso con i dolce vita e maglioncini un po' più leggeri, mi è piaciuto veramente tanto, non è dello stesso brand del cappotto. Però insomma carino, vi lascio il link di tutto quanto questo e sono soddisfatta. Eccomi, ho finito adesso ragazzi di editare il video, credo che però non farete in tempo a vederlo questa sera perché sono le 6:30, si sta scaricando la batteria. Ok, si sta scaricando anche questa, molto bene, le ho tutte scariche, adesso le metterò in carica. Dicevo, si è fatto veramente tardi, non mi sono resa conto che fosse così tardi, diciamo così, aspettate, ecco, così sono inquadrata. E quindi ho finito troppo tardi e se ci mette 5 ore sarà finito per le 8, le 9, le 10, le 11, mezzanotte. Però io lo caricherò lo stesso, lo vedrete il giorno dopo, pazienza. E devo un po' rimettere in riga, non riesco a settarmi con tutte le cose che ho da fare. Finisco, cioè non sto seguendo la mia solita tabella di marcia un po' militare e quindi non riesco a fare le cose. Peraltro ho una fame che non riesco ad andare in palestra se non mangio e ho deciso di fare l'hummus di ceci prima di andare perché devo mangiare qualcosa e a casa c'è poco e niente. Però ho il pane dell'Esselunga, farò l'hummus di ceci. E se non sapete come si fa, vi lascio scritti qua gli ingredienti, in pratica col mini primer frullate tutto. Ci vuole la tahina o tagina, non mi ricordo mai come si dica, che è appunto una crema, insomma, che si, di semi, che si compra, di semi di sesamo, che si compra nei vari negozi specializzati, io la prendo al DM, i ceci, succo di limone, olio e aglio. Un pochino di semi di cumino e si mini primerà tutto e viene questa cremina che potete appunto spalmare sul pane, buonissima, con cui io farò merenda perché sennò non avrei manco mezza energia perché a pranzo non ho mangiato i carboidrati e quando non mangio i carboidrati poi per andare in palestra mi ci vuole. Ok, eccomi qua, c'era anche la scheda di memoria piena, un disastro, zio, un disastro. L'unica cosa che mi sono truccata, almeno mi vedo bene, però i capelli zozzi, ma li voglio lavare dopo la palestra. Andiamo a farmi l'hummus di ceci. Peraltro mi si è rotto il vaso del mini primer, quello dove si mini primerano le cose, quindi devo comprare un qualcosa di simile in un negozio di casalinghi. Vabbè, comunque adesso andiamo a fare appunto l'hummus, così poi mangio perché se mi sento debolissima. Ok, ho messo i ceci, poi una puntina di semi di cumino, poi un giro d'olio, poi un cucchiaio di questo, vedete? Tahin. Oh, ragazzi, non mi entra in testa a me sta cosa. Comunque. Poi l'aglio, il succo di mezzo limone. Premo a mano, le mani congelate, c'è un freddo oggi, e un pochino di sale. Dopodiché mini primer, via. Dimenticavo che se è troppo sodo dovete aggiungere un pochino d'acqua. Ok, fatta ragazzi, adesso faccio scaldare il pane col tostapane e lo spalmo sul pane caldo e faccio merenda, quanto è buono, cioè dovete provarlo anche versione al tonno,
Se avete una scatoletta di tonno, provate a frullarne una parte con un po' di tonno, viene buonissimo, è un po' più proteico col tonno al naturale, stra buono. Buona merenda. Ovviamente tosto il pane, ragazzi, col tostapane di Hello Kitty, manco ve lo sto a dire, vero? questo uso, però ovviamente è stupendo. Allora vediamo un po', funzione bagel, boh, non so neanche le funzioni. Stai giù. Ok, allora sono già tornata dalla palestra, ho già cenato, sono pronta per andare a letto, ma mi devo struccare perché lo volevo fare con voi. Credo che questo sia un vlog corto, stranamente per i miei standard. Comunque volevo provare un prodotto che si chiama Haru Haru Wonder. Questo qua, il nome è bellissimo, Haru Haru Wonder, eccolo qua. È un detergente a pH basso. Devo anche togliere questo smalto terrificante dalle unghie. Dice molto soft, molto delicato, dedicato alle pelli secche, senza profumi, quindi anche bassissimo rischio appunto di dare allergie eccetera, e quindi lo proviamo. Però ovviamente prima dobbiamo andare a struccarci gli occhi, e avendo ormai terminato il prodotto di Charlotte che stavo utilizzando fino a pochi giorni fa, vado con tutto sporco il vasetto, adesso lo pulisco un po', era sul lavandino ed era bagnato, il Pro Collagen Cleansing Balm, che è lo struccante di Elemis, di cui tutte mi avete detto sempre meraviglie. Io appunto l'avevo giusto testato, poi volendo finire quello che avevo è rimasto lì. C'è molto freddo, e c'è freddo anche a casa mia, che di solito è calda, quindi vedete è super solido, era giusto un po' bagnato, ma si scalda, è morbido, è solido ma è assolutamente morbido, cioè basta il contatto, vedete, con le dita, quindi la temperatura corporea, per andare a sciogliere il burro. Se vi piace l'aromaterapia, quindi prodotti che hanno una profumazione aromaterapica, questo prodotto vi farà impazzire. Io lo vado a scaldare fra le mani e poi a massaggiare sul viso, e non vado a levare niente dagli occhi, nonostante io abbia un make up nemmeno così leggero, vi dirò. Quindi vado a massaggiare direttamente il balm anche sugli occhi. Non sono andata, ragazze, neanche a rimuovere le lenti a contatto, perché sennò non vedo nulla, cosa che invece di regola faccio assolutamente. Adesso vado a bagnare il guantino, quello che uso per struccarmi, uno dei tanti, questo qua di The Late Makeup, che potete trovare anche su Amazon, ve lo lascio, e vado ad asportare tutto. Vado a rimuovere. Ok, adesso vado a provare l'Haru Haru Wonder, che è un prodotto, appunto, non ve l'ho detto, mi sa che mi è arrivato stamattina con i prodotti di YesStyle, e ha ancora il sigillo. Si presenta in tubo, quindi bisogna levare il tappo per far scendere il prodotto, cioè non è di quelli che ha il tappino che si svita ed esce il prodotto da qua, non so se avete presente. Il mio viso è già umido, quindi come potete vedere fa già un pochino di schiuma, ma ne metto un pochino di più, cioè bagno ancora un po' più le mani, e fa questa piacevole schiumetta. Effettivamente non ha minimamente profumo, quindi se state cercando un prodotto senza profumo direi che è perfetto. Allora, molto delicato, la schiuma è leggera, soffice, non brucia minimamente gli occhi, non mi brucia per quanto riguarda la pelle, che ovviamente è trattata con retinoico, quindi tendenzialmente è molto sensibile. Devo dire un'ottima prima impressione, ma come sempre, ragazze, io provo un po' i prodotti e poi insomma
vi so dire, quindi lo mettiamo qua insieme a tutti i miei prodotti da struccaggio. E adesso vado a appunto mettere l'acido retinoico. Devo aprire un nuovo tubetto perché l'altro l'ho terminato. Questa è la quantità che metto, fa circa 2 ore, 1 ora e mezzo, anche meno, perché oggi sono molto stanca. Magari mi porterò su a letto una sleeping mask, come faccio spesso in questi frangenti, quando non ho, diciamo, voglia di tornare giù a fare skincare. Porto su un tubetto di sleeping mask, un contorno occhi e, diciamo, faccio la skincare serale così. Vorrei invece lavarmi i capelli, ma non l'ho fatto, ho fatto veramente soltanto la doccia, perché volevo praticamente parlarvi dei prodotti di pomelo che sto testando, ma sono veramente molto stanca e quindi lo farò nell'apertura del prossimo vlog, quindi domattina. Domani mi vorrei lavare i capelli e domattina o comunque all'ora di pranzo, se andrò in palestra domani mattina, perché sono ancora indecisa sul da farsi. È probabile che, visto che devo fare una commissione in mattinata in zona palestra, che io poi vada direttamente anche ad allenarmi, per cui magari quando torno faccio direttamente lo shampoo, però così vi parlo appunto dei prodotti. Per il momento questo è tutto. Io la treccia è ormai distrutta, già l'ho distrutta quando ero a casa oggi, mi piaceva così un po' questo stile spettinato e l'ho lasciata. E basta, mi prendo una tisana, ragazzi, e vado a dormire, perché sono giorni in cui sono un po' provata, boh, sono stanca, sono scoordinata. Le vacanze di Natale mi hanno lasciato un bagaglio da cui ancora faccio fatica a riprendermi, nonostante siano passati tipo 20 giorni dal mio ritorno. Quindi, insomma, mi devo rimettere in riga. Comunque, io vi saluto, vi ringrazio per essere stati qua in mia compagnia. Se il vlog vi è piaciuto, vi ha tenuto compagnia, se in genere vi piacciono, magari, insomma, non necessariamente questo, però se in genere vi piacciono i miei video, mi fa piacere se supporterete il canale, quindi se vi iscrivete e attivate la campanella è per me un gran regalo. E mi raccomando, comunque potete sempre lasciare il like al video e il vostro commento, che mi aiutano tantissimo. Io vi mando un bacio e noi ci vediamo domani con un altro video, magari nei prossimi giorni, appunto, con il vlog che inizierò domani. E buonanotte per quanto mi riguarda, e non so invece voi magari in quale momento della giornata state guardando il video, magari fatemelo sapere. Sono sempre molto curiosa di capire la mia community quando si connette rispetto a quando io pubblico. Un bacio, ciao!